per cembalo, per l'organo e tutto, che è una cosa rara anche perché di solito c'è una pianoforte o al cembalo, ma all'organo e per violino forse incideremo in futuro. E a Cremena faccio tanti complimenti, come a violinista che è molto brava e come organizzatrice, perché è una roba mica da poco questa, e spero che si sviluppi veramente come se lo merita questo festival, questo evento culturale, umano e musicale, certo, anche con i nuovi brani, non del dodecafonici, o anche dodecafonici, forse, non lo so, dipende da lei. Comunque, secondo me questa cosa può anche contribuire tanto ad un certo rinnovo culturale che sarebbe allora, adesso, cioè questo è il mio sentimento, perché il mondo sta cambiando in certi sensi, forse diventa più difficile, in altri sensi diventa anche più facile, perché oggi è più facile fare quello che si vuole, insomma, senza dare tanti rapporti e basarsi soltanto principalmente sulla ciò che si sente dentro, no? Che mi porta questa musica, a fare questo programma con un musicista così dotato e talentuoso come Anton Martinov è un'esperienza davvero incomparabile. Si può dire molto giusto, come ha scritto uno dei nostri fan sulla pagina Facebook del festival: Anton Martinov è la musica.